Dal 15° giorno del salvataggio di Ayle, ero in grado di comunicare senza fatica e fluidamente con lei in inglese. Aveva assorbito tanto materiale scritto che la sua formazione accademica superava largamente la mia. Anche se mi ero laureata presso il liceo di Los Angeles e con un corso di 4 anni di premedica e formazione infermieristica, la varietà della mia lettura è stata piuttosto limitata. Non avevo studiato la maggior parte degli argomenti a cui Ayle è stata esposta, soprattutto considerando la sua comprensione acuta, abituata a studi molto intensi e con memoria fotografica. Lei era in grado di ricordare lunghi paesaggi dei libri che aveva letto. Amava soprattutto la letteratura classica. Da questo momento Ayle era diventata l'insegnante ed io la studente. Stavo per imparare ciò che gli uomini della Terra non sanno e non hanno modo di sapere. Il branco di scienziati e agenti che ci osservavano attraverso il vetro unidirezionale, che Ayle stava denominando galleria, erano sempre più impazienti di porre le loro domande. Ma Ayle continuava a rifiutarsi di ricevere eventuali domande da loro. Nel pomeriggio del giorno 16, Ayle era seduta e leggeva. Chiuse l'ultima pagina di un libro ed io feci per porgliene un altro quando mi disse, o pensasse, «Sono pronta a parlare». All'inizio ero un po' confusa. Cominciò così ad insegnarmi la prima lezione. Le chiesi, che cosa vuoi dire, Ayle? Sono stata parte della forza di esplorazione del dominio in questo settore di spazio per migliaia di anni. Però non ho avuto contatti diretti con i terrestri dal 5965 a.C. Non è la mia funzione primaria interagire con gli abitanti dei pianeti del dominio. Io sono un semplice delegato, pilota e tecnico, con molti compiti da eseguire. Benché parli fluentemente altre 347 lingue del dominio, non conoscevo la lingua inglese. L'ultima lingua della Terra che ho conosciuto era il sanscrito. All'epoca ero un membro di una missione inviata a indagare la perdita di una base del dominio che si trovava nelle montagne dell'Himalaya. Scomparve un intero battaglione di ufficiali, piloti, comunicatori e personale amministrativo, e la base fu distrutta. Diversi milioni di anni fa sono stata addestrata per un'indagine di valutazione e programma di sviluppo per il dominio. Poiché esperta in tale tecnologia, sono stata inviata sulla Terra come parte di un team di ricerca. Uno dei miei doveri era interrogare la popolazione umana. Molte delle persone interrogate segnalavano in quella regione Vimanas, o navi spaziali nell'aria. In seguito alla visione delle prove, delle testimonianze e delle osservazioni, e per l'assenza di altre prove, ho guidato la mia squadra per scoprire se il vecchio impero fosse ancora presente con navi e impianti di Wellhiden. Eravamo completamente inconsapevoli che il vecchio impero fosse stato qui. Tu ed io siamo riusciti a comunicare nella tua lingua, che anteriormente non conoscevo. Ho analizzato i libri e il materiale fornito e l'ho inoltrato alla nostra stazione spaziale in questa regione. Un responsabile in comunicazioni lo ha elaborato al computer, tradotto nella mia lingua e ritrasmesso a me. Ho anche ricevuto ulteriori informazioni dei file memorizzati nei nostri computer sulla lingua inglese e dei registri che il dominio ha sulla civiltà della Terra. Ora sono pronto a darvi alcune informazioni che credo siano di grande valore per voi. Vi dirò la verità, anche se rispetto a tutte le altre verità vorrei condividere onestamente e con precisione come la vedo, entro i limiti della mia integrità e senza violare i miei obblighi nell'organizzazione che servo e che ho giurato di difendere e proteggere. Ok?
risponderai alle domande della galleria? No, non risponderò alle domande. Voglio darvi informazioni che penso favoriranno il benessere degli esseri immortali con spirito che comprende l'umanità e per la sopravvivenza di tutte le innumerevoli forme di vita che esistono su questo pianeta. Questo è parte della mia missione per assicurare la conservazione della Terra. Personalmente, sono convinto che tutti gli esseri senzienti sono esseri spirituali immortali. Questo include gli esseri umani. Per precisione e semplicità, userò una parola confezionata. Esi, esseri spirituali immortali. Perché la natura primaria di un essere immortale è che vive in uno stato di è immortale, intramontabile. E l'unica ragione della loro esistenza è che decidono di essere. Non importa la loro condizione in una società, ogni esi merita il rispetto e il trattamento che anch'io vorrei ricevere dagli altri. Ogni persona sulla Terra continua ad essere un sì, consapevole o no, del loro stato. Non potrò mai dimenticare questa conversazione. Il suo tono era molto pragmatico ed emotivo. Per la prima volta percepivo la presenza di una calda e vera personalità in Ayr. Il suo riferimento agli esseri spirituali immortali mi ha colpito come un flash di luce in una camera oscura. Non avevo mai considerato che un essere umano potesse essere immortale. Pensavo che lo stato di potere fosse riservato esclusivamente al Padre, Figlio e Spirito Santo. Sono una cattolica devota e, fatte salve la parola di Gesù e del Papa, non ho mai pensato ad una donna come uno spirito immortale. Neanche la madre Santa Maria. Eppure, quando ho saputo come pensava Ayr, mi sono resa conto per la prima volta che lei era uno spirito immortale. E quindi, anche tutti noi. Ayr ha percepito che ero confusa sull'idea. Mi ha detto che potrebbe dimostrare che anch'io sono uno spirito immortale. Lei ha detto sii sopra il tuo corpo. Immediatamente mi sono reso conto che ero fuori dal mio corpo, guardando dal soffitto, la parte superiore della mia testa. Sono anche riuscita a vedere la stanza intorno a me, tra cui il corpo di Ayr, seduto sulla poltrona, di fronte al mio. Dopo un attimo, mi sono resa conto della sconvolgente realtà che io non sono un corpo. In quel momento è calato un velo nero e per la prima volta nella mia vita e per molto tempo nel passato mi sono resa conto che non sono la mia anima, ma che io sono un essere spirituale. Era inspiegabile e mi ha riempito di gioia e sollievo come mai nella vita. Per quanto riguarda la parte immortale, non capisco proprio il significato. Come mi hanno sempre insegnato che non sono immortale, uno spirito forse, ma certamente non immortale. Dopo un attimo, non so quanto tempo, Ayr mi ha chiesto se avevo compreso meglio l'idea. Improvvisamente ero ritornata all'interno del mio corpo e ad alta voce ho detto «Sì, so cosa intendi dire». Sono rimasta così colpita dall'esperienza che ho dovuto alzarmi dalla poltrona e camminare per la stanza per pochi minuti. Con una scusa sono andata al bagno. Lì ho guardato me stessa allo specchio e mi sono truccata un poco e ho aggiustato l'uniforme e dopo 10 minuti mi sentivo più normale e sono ritornata alla sala del colloquio. Sentivo che non ero solo un interprete per Ayr. Sentivo un'affinità di spirito, mi sentivo come a casa, come con un amico sicuro o un membro della famiglia. Ayr aveva capito la mia confusione sul concetto di immortalità personale. Così cominciò la mia prima lezione. Ayr mi ha dato le sue ragioni per venire sulla Terra e per essere nel 509° squadrone di bombardieri.
è stata inviata dai suoi ufficiali superiori per indagare le esplosioni nucleari che sono state testate nel New Mexico. I suoi superiori le hanno ordinato di raccogliere informazioni dall'atmosfera per poter determinare la misura delle radiazioni e il potenziale danno all'ambiente. Durante la sua missione, la nave è stata colpita da un fulmine che ha causato la perdita del controllo e la conseguente caduta. La nave è il pilota da ESI che utilizzano organismi bambola, allo stesso modo di un attore che indossa una maschera o un costume. Si tratta di uno strumento meccanico con cui operare nel mondo fisico. Lei e tutti gli altri ESI della sua classe, compresi i suoi superiori, abitano questi organismi bambola quando sono in servizio nello spazio. Quando non sono in servizio, lasciano il corpo e operano, pensano, comunicano, viaggiano ed esistono senza l'uso di un corpo. Gli organismi sono costruiti in materiali sintetici, compreso un sistema nervoso elettrico molto sensibile che ciascun ESI regola o affina secondo una lunghezza d'onda elettronica compensata in modo univoco con la lunghezza d'onda o la frequenza emessa da ogni ESI. Ciascun ESI è in grado di creare una frequenza di onda unica che la identifica come un segnale radio, un segnale radiofrequenza. Questo serve in parte come un'impronta digitale. Il corpo della bambola agisce come un ricevitore radio. Le frequenze degli organismi bambola e degli ESI sono esattamente le stesse. Gli organismi di ciascun ESI, membro dell'equipaggio, sono analogamente ottimizzati e collegati al sistema nervoso della nave. La conformazione della nave è molto simile ai corpi bambola e viene regolata alle specifiche frequenze di ogni ESI, membro dell'equipaggio. Pertanto, l'imbarcazione può essere gestita dai pensieri o energia emessa dallo stesso ESI. È davvero un sistema di controllo molto semplice e diretto. Così, non esistono controlli complessi o apparecchiature di navigazione a bordo delle navi spaziali. Essi operano come un'estensione dello stesso ESI. Quando un fulmine colpisce la nave, provoca un cortocircuito che stacca i contatti elettrici. Ero e sono tuttora un ufficiale, pilota e ingegnere della forza di esplorazione, che fa parte di una civiltà che opera nello spazio e che definisce se stesso come il Dominio. Questa civiltà controlla un vasto numero di galassie, stelle, pianeti, satelliti e asteroidi, in un'area che è circa un quarto dell'intero universo fisico. L'organizzazione continua la sua missione di sicurezza, controllo, risorse ed espansione del territorio del Dominio. Ayl ha sottolineato che le loro attività erano molto simili agli esploratori europei che hanno scoperto e chiesto il Nuovo Mondo per il Santo Padre, per i re di Spagna, Portogallo e versioni successive, Olanda, Inghilterra, Francia e così via. L'Europa si è beneficiata delle proprietà presa agli abitanti nativi, nonostante questi ultimi non siano mai stati consultati o non abbiano mai concesso il permesso di diventare una parte del dominio delle nazioni europee. Ayl si ricorda di un libro di storia dove il re spagnolo deplorava il trattamento brutale che i suoi soldati riservavano agli abitanti nativi. Temendo la punizione delle divinità che adorava, come descritto in varie parti della Bibbia, il re di Spagna chiese al Papa che promulgasse una dichiarazione denominata De Requirement, che ogni soldato avrebbe dovuto leggere a ciascuno degli abitanti nativi incontrati. Il re sperava che l'istruzione, accettata o respinta dagli indigeni, lo avrebbe scagionato da tutte le responsabilità per la macellazione risultante. Questa dichiarazione è stata usata come giustificazione per confiscare terre e averi dai suoi soldati e dai sacerdoti del Papa. A quanto pare, il Papa, personalmente, non aveva alcun sentimento di colpa o responsabilità in materia. Erano azioni da vigliacchi, e non sorprende che l'estensione del territorio spagnolo diminuì rapidamente. Pochi anni più tardi, morto il re, il suo impero fu assimilato da altre nazioni.
Questo tipo di comportamento non si verifica nel dominio. I loro leader si assumono la piena responsabilità per le azioni del dominio, per non denigrare se stessi, non temendo divinità alcuna o rimordimenti. Questo rafforza la mia idea che Aerl e il suo popolo sono probabilmente atei. La fascia di asteroidi vicino alla Terra è una postazione molto piccola ma importante per il dominio in questa parte dello spazio. In realtà, alcuni degli oggetti del nostro sistema solare sono molto preziosi come stazioni spaziali a bassa gravità, come il lato oscuro della Luna e la cintura di asteroide che prima era un pianeta più piccolo di Venere, distrutto miliardi di anni fa. Strutture a cupola con gesso sintetizzato o basi sotterranee schermate da forze elettromagnetiche sono facilmente costruibili per ospitare le forze del dominio. Quando un'area dello spazio è occupata, diventa una parte del territorio sotto il controllo del dominio ed è considerata di sua proprietà. La stazione spaziale vicino al pianeta Terra è importante solo perché si trova nella rotta di espansione del dominio verso il centro della Via Lattea e oltre. Naturalmente, tutti gli abitanti del dominio sono consapevoli di ciò, fatta eccezione per il popolo della Terra.